notti bianche vesti, attraversato il Mar Rosso, cantiamo a Cristo Signore. Salmo 71 lo recitiamo a cori alterni. Dio dà al re il tuo giudizio, al figlio del re la tua giustizia. Regga con giustizia il tuo popolo e i tuoi poveri con rettitudine. Le montagne portino pace al popolo e le colline giustizia. Ai miseri del suo popolo renderà giustizia, salverà i figli dei poveri e abbatterà l'oppressore. Il suo regno durerà quanto il sole, quanto la luna per tutti i secoli. Scenderà come pioggia sull'erba, come acqua che irrora la terra. Nei suoi giorni fiorirà la giustizia e abbonderà la pace, finché non si spenga la luna. E dominerà da mare a mare, dal fiume sino ai confini della terra. A lui si piegheranno gli abitanti del deserto, lamieranno la polvere i suoi nemici. Il re di Tarsis e delle isole porteranno offerte, i re degli arabi e di Saba offriranno tributi. A lui tutti i re si prosteranno, lo serviranno tutte le nazioni. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cristo è giudice dei vivi e dei morti. Lo ha costituito Dio Onnipotente. Alleluia. In Lui saranno benedetti tutti i popoli della terra. Alleluia. La seconda parte del Salmo 71 la recitiamo sempre a cuore alterno. Egli libererà il povero che invoca e il misero che non trova aiuto. Avrà pietà del debole del povero e salverà la vita dei suoi miseri. Li riscatterà dalla violenza e dal sopruso. Sarà prezioso ai suoi occhi il loro sangue. Vivrà e gli sarà dato oro di Arabia, si pregherà per lui ogni giorno, sarà benedetto per sempre. Abbonderà il frumento nel paese, ondeggerà sulle cime dei monti, il suo frutto fiorirà come il Libano, la sua messe come l'erba della terra. Il suo nome duri in eterno, davanti al sole persista il suo nome. In lui saranno benedette tutte le stirpi della terra e tutti i popoli lo diranno beato. Benedetto il Signore Dio di Israele, egli solo compie prodigi. E benedetto il suo nome glorioso per sempre,
della sua gloria sia piena tutta la terra. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Insieme. In Lui saranno benedetti tutti i popoli della terra. Alleluia. Cristo, ieri, oggi e sempre. Alleluia. Noi ti rendiamo grazie, Signore Dio Onnipotente, che sei e che eri, perché hai messo mano alla tua grande potenza e hai instaurato il tuo regno. Le genti fremettero, ma è giunta l'ora della tua ira, il tempo di giudicare i morti, di dare la ricompensa ai tuoi servi, ai profeti e ai santi, e a quanti temono il tuo nome, piccoli e grandi. Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno di nostro Dio e la potenza del suo Cristo. Poiché è stato precipitato l'accusatore, colui che accusava i nostri fratelli davanti al nostro Dio giorno e notte. Essi lo hanno vinto per il sangue dell'agnello e la testimonianza del loro martirio, perché hanno disprezzato la vita fino a morire. Esultate dunque, o cieli, rallegratevi e gioite, voi che abitate in essi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Insieme. Cristo, ieri, oggi e sempre. Alleluia. Dalla seconda lettera ai Corinzi. Animati da quello stesso spirito di fede di cui sta scritto: ho creduto, perciò ho parlato. Anche noi crediamo e perciò parliamo, convinti che colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù e ci porrà accanto a Lui insieme con voi. In questo giovedì, carissimi, le parole di San Paolo in questa lettura breve che ci confermano la sua fede, ho creduto, perciò ho parlato, sembrano fare eco a quelle di Maria, alle parole che ella stessa proferì al Signore, ha guardato l'umiltà della sua serva. Beata te, Maria, perché hai creduto e in te si è compiuta questa parola, quella cioè di essere la serva del Signore, la madre di Gesù. Fidiamoci di Dio, fidiamoci di Gesù, suo Figlio, che ci ha assicurato un posto nel paradiso, risorti insieme con Lui. Cristo è vivo per la potenza di Dio. Alleluia, alleluia. Cristo è vivo per la potenza di Dio. Alleluia, alleluia. Per noi fu debole fino alla croce. Alleluia, alleluia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Cristo è vivo per la potenza di Dio. Alleluia, alleluia. Chi crede nel Figlio ha la vita eterna. Alleluia. Anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Cose ha fatto in me l'Onnipotente.
disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso i fedeli del suo servo, ricordandosi della sua misericordia. Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e la sua discendenza per sempre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Insieme. Chi crede nel Figlio ha la vita eterna. Alleluia. Uniti in fraterna esultanza invochiamo il Cristo risorto, costituito dal Padre principio e fondamento della nostra speranza. Insieme, o Re della gloria, ascoltaci. Signore Gesù, che con il tuo sangue e con la tua risurrezione sei entrato una volta per sempre nel santuario del cielo, guidaci con te alla gloria del Padre. Hai sostenuto la fede degli apostoli e hai accreditato la loro missione con la testimonianza del tuo Spirito. Fa che i vescovi e i presbiteri siano efficaci messaggeri della tua parola. Sei per tutti sorgente di riconciliazione e di pace. Fa che i cristiani si uniscano in comunione di fede e di carità. Per la fede nella tua risurrezione hai risanato lo zoppo alla porta del Tempio. Volgi il tuo sguardo sui nostri malati e manifesta loro la tua gloria. Sei la primizia della morte che salva e della risurrezione. Ammetti nella tua luce immortale coloro che hanno sperato in te. Con la preghiera dei figli ci rivolgiamo insieme con Maria nostra madre a Dio cantando insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Donaci, o Padre misericordioso, di gustare in ogni tempo della vita i frutti della Pasqua, che si attua nella celebrazione dei tuoi misteri. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. La Vergine Santissima, ora eleviamo la nostra supplica, fiduciosi che lei, da buona madre, non ci abbandona mai, soprattutto nel momento della prova. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Vergine Santa del Pilone, o Regina di Moretta, vi saluto e vi prego con fiducia e l'amore di Figlio, nel volgere dei secoli e nel ripetersi dei mali, siete sempre stata la salute degli infermi, la consolazione degli afflitti e la madre della divina misericordia. E questo glorioso santuario è stato da voi richiesto con la voce del miracolo per espandere in questa terra benedetta i tesori della vostra potente bontà e dare a chi fidente vi invoca
un pegno sicuro della vostra speciale protezione. Animato da tanta fiducia, o Vergine Maria, io rimetto nel vostro cuore immacolato tutte le mie pene e le mie necessità, e voi, benigna, ascoltatemi, confortatemi ed esauditemi, e così sia. Nostra Signora di Moretta, pregate per noi. Il Signore sia con voi. Ci benedica e ci custodisca nel suo amore per intercessione della Vergine Maria del Pilone, Dio che è Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore, rendiamo grazie a Dio. Buona serata a tutti, cantiamo insieme il canto del Salve Regina. Salve Regina, Madre misericordie, vita dulce et spes nostra salve. A te clamamus, exules filiebe, a te suspiramus, gementes et fletes.